Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi questo porta documenti, ovvero nasce come porta documenti, ma in realtà poi può essere utilizzato per tante altre cose. Qui dentro diciamo che entra anche un tablet. Vi faccio anche vedere le misure, nel senso che qui dentro, come potete vedere, entrano tranquillamente dei fogli A4, perché, ripeto, nasce appunto come porta documenti. Come vedete non c'è il bottone, non c'è il velcro. Quindi è molto facile da fare, anche le principianti, chi si approccia adesso con il cucito può fare un lavoro veramente carino ma semplice. Avremo bisogno di due stoffe, ma non è neanche necessario, possiamo fare anche tutto con una stoffa, dello sbiego e un pezzo piccolino di PVC. Questo PVC si trova tranquillamente nei negozi di casalinghi, quelli che hanno all'esterno i rotoli con le tovaglie plastificate, quelle che noi mettiamo praticamente sopra per non far rovinare il tavolo, e questo qui è quel PVC lì, quindi rimane molto morbido e sottile, quindi potete cucirlo tranquillamente senza problemi, senza rovinare nulla. Bene, dunque mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Buon lavoro e buona creatività! Dunque, per fare questo lavoro io avrò bisogno appunto di due pezzi di stoffa, uno per il davanti e uno per il dietro. Avrò bisogno di un'imbottitura, in questo caso io utilizzerò un'imbottitura adesiva e molto sottile, sono proprio pochi millimetri, credo sia 0,2, 0,3, una cosa del genere, insomma, veramente molto molto sottile. Se voi volete il lavoro più rigido, ovviamente applicherete anche sulle stoffe, sia qui che di qua, un indurente, quindi una flisellina, anche quella per camice va bene, che rimane leggera, però rende la stoffa appunto sostenuta. Poi avremo bisogno dello sbiego, in questo caso io lo farò rosa, e poi avremo bisogno appunto di un pezzo di PVC. Questo qui è da 0,3 ed è veramente molto molto morbido. Mi raccomando, fate attenzione appunto a non piegare il PVC, perché sennò poi le pieghe vi rimangono e non vanno via. Allora, l'unica cosa che in realtà dovremo misurare a questo punto qui sarà l'imbottitura. Quindi noi avremo un'imbottitura di 45 centimetri per 24 centimetri. Il mio consiglio è quello di non tagliare anche la stoffa in questa misura. Perché? Perché quando noi andiamo a trapuntare, a volte non abbiamo un lavoro precisissimo poi dopo alla fine, quindi ci capita magari che la stoffa arriva qui o che va fuori di 2-3 mm, quindi insomma, per evitare questa cosa qui, io vi consiglio di avere quindi una stoffa più grande. In questo caso la mia stoffa è di 53 centimetri per 31 centimetri. La stessa cosa faremo per questa, perché questo qui è il davanti, scusate, questo qui è il dietro del lavoro, quindi sarà questa stoffa qui a stelline, non questa qui con le stelline più piccole, ma sarà questa stoffa qui. Avendo una stampa direzionale, quindi una fantasia direzionale, voi dovete fare attenzione a una cosa. Mentre per questa qui non c'è problema, perché io questa stampa qui, come la giro, è sempre va bene in ogni caso, quindi non ho problemi. In questa stampa qui, se noi lasciamo la stampa, vedete, in questo verso qui, quando noi andiamo a piegare la falda, abbiamo le biciclette al contrario e non va bene. Quindi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo mettere la stoffa come vogliamo che venga. Quindi avremo questa parte qui della schiena dritta così, perché vedendola noi avremo le biciclette dritte così. Questa parte qui della falda, appunto, della patta, noi la dovremo appunto girare, quindi metteremo le biciclette non saranno più così, ma saranno in questo modo qui. Per unirla, quindi ci basterà fare questa cosa qui, metterla.
dritta su dritta e cucire qui. Il foglio in PVC non cambia e sarà un foglio da 25 cm per 24 cm. Mentre per lo sbiego tenete presente che ne utilizzerete circa un metro e mezzo. Quando lavoriamo il PVC, queste mollettine non vanno bene perché hanno, non so se voi riuscite a vederlo qui, io cerco di mettere, vedete, hanno dei dentini. Questa cosa nel PVC non va assolutamente bene perché il PVC, come vi dicevo prima, si segna facilmente. Se io metto questa mollettina qui così, non so se si vede, vedete? Io ho irrimediabilmente rovinato il PVC. Io vi consiglio di utilizzare queste mollettine qui. Queste mollettine qua le vendono anche i negozi orientali, i negozi di casalinghi. Vi durano una vita, io le uso normalmente anche per la stoffa, insomma. E queste mollette qua, in realtà, vedete? Cercate sempre poi di pizzicare poco PVC, ovviamente, non di arrivare fino a qua giù, dove magari, che ne so, dovete cucire qua e arrivate qua giù con la molletta, non va bene, perché cercate di stare sempre dietro la linea di cucitura in modo che qualsiasi cosa comunque non si veda. Però vedete, queste qui producono una semplicissima lineetta che scompare. Non rimane una piega, non so se riuscite a vedere. Mentre invece vedete i puntini di prima? Sono ovviamente, se non avete queste, fate tranquillamente con le vostre mollettine classiche. Magari se sapete che cucite a 0,7, mettete le mollettine a 0,3, a 0,5, insomma, proprio sul bordo, in modo che non vi va il segno non vi vada oltre la cucitura. Per un lavoro che poi viene fatto bene, perché sennò poi rischiate di avere il PVC tutto quanto segnato, non ve ne siete resi conto, ma alla fine del lavoro andate a vedere, avete tutto sui bordi il PVC tutto quanto segnato. Quindi queste qui sono delle mollettine proprio piccoline. Io ve le consiglio perché io le ho provate tante volte, le utilizzate anche su altri lavori e sono le migliori. Oltretutto, vi ripeto, vi durano una vita. Sono anche, ecco, quindi non fate fatica a tenerle a bada, basterà avere un qualcosa di magnetico e, come potete vedere, si attaccano. Quindi questa era la mia, diciamo, precisazione per aiutarvi con, appunto, con il PVC.
dopo aver trapuntato ho tracciato tutto quanto il perimetro. Le misure sono state quindi 13 x 24 e 32 x 24, quindi per un totale di 45 x 24 cm. Prima di fare però questa cucitura tutto intorno, io definirò gli angoli. Qui abbiamo la parte della patta e qui abbiamo la parte della schiena. Io adesso farò questa cosa qui in modo che quando vado a percorrere tutto il perimetro con la cucitura, cucirò direttamente sui segni che ho già fatto. Poi qui, per quanto riguarda la patta, è il punto dove noi metteremo la striscia. Qui dovremo andare a stringere leggermente, quindi che cosa faremo? Misureremo qui alla fine 2 cm di qua e 2 cm di qua. Quindi noi andremo a cucire tutto quanto il perimetro, comprese le stondature che abbiamo fatto qui. Dopodiché taglieremo tutta la stoffa in eccesso, lasciando 2 o 3 mm, perché poi dovremo applicare appunto lo sbiego. Thank you.
Ho finito di attaccare lo sbiego e questo qui è il mio porta documenti. Io lo trovo bellissimo, bellissimo, facile da fare, allegro. Poi questa stoffa mi piace veramente tanto. Io ho messo qui il merletto, non è necessario, io l'ho messo per farvi vedere appunto un'ulteriore decorazione se volete appunto inserirle. Che poi il merletto potete anche metterlo qua per riprendere appunto questo che abbiamo messo qui sopra, però non è necessario né questo né metterlo qui, insomma, vedete voi, potete personalizzarlo come meglio credete. Qui potete anche addirittura scrivere il nome, potete ricamarlo, potete mettere anche un termovinile, potete anche metterlo qui con il vinile stesso, lo attaccate e quindi lo rendete personalizzato, insomma. Vi ricordo inoltre che è possibile appunto inserire foglie A4, quindi perfetto, quindi anche un tablet, vedete anche i pannolini se volete. Questo progetto lo trovo estremamente versatile proprio per tante tante cose. Potete inserire anche appunto il libretto delle vaccinazioni e tenere qua tutte le cose che riguardano appunto il vostro bebè. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo tutorial. Ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite. Ciao!